Il libro, che è molto bello, parla della sua esperienza come direttore, non solo a San Vittore, ma in precedente carcere, in particolare ad Opera, dove ha avuto a che fare con i detenuti dell'alta sorveglianza e del 41 bis. Parla del cambiamento, il cambiamento delle persone attraverso un'attività di riflessione profonda, come solo in situazioni estreme si può riuscire a fare. Situazioni estreme, quali sono quelle delle persone che sono all'ergastolo ostativo, cioè che hanno di fronte una prospettiva di non uscire mai dal carcere, su cui comunque lo Stato non scommette niente e che già con l'ergastolo ostativo per definizione non considera recuperabili. Lui le ha guardate come persone, ha cercato di recuperarle, ci è riuscito in alcuni casi. Questa è la storia di alcuni casi in particolare dove questo è riuscito attraverso attività di socialità, attraverso la recitazione, attraverso l'arte, attraverso il colloquio, attraverso il tempo che passa, un cambiamento che riguarda il detenuto e che riguarda anche chi opera. Lo stesso siciliano ha poi detto di essere cambiato anche lui, ma questo si vede chiarissimamente leggendo il libro. Il carcere è uno strano posto dove tu puoi in qualche modo imporre, seppur molto a fatica, ma la grande sfida, la grande scommessa è quella del portare le persone a scegliere le regole. E questa è una cosa che tu puoi fare nella misura in cui tu per primo, in qualche modo, le regole le hai scelte, no? Non soltanto perché ti sono dovute, ma perché in qualche modo hai metabolizzato un pensiero, una cultura, un modo di essere, un modo di vivere all'interno della società. Questa potrebbe essere un po' la grande scommessa del carcere. Il carcere sia sicuramente un mondo difficile, ma se non si racconta quello che si fa e si può fare, rimarrà un mondo al di là di un muro oltre il quale nessuno riesce come dire, a passare, e soprattutto se nessuno sa quello che c'è dietro, nessuno investe e crede nel carcere.